mio obiettivo è quello di andare in Russia a giocare l'Europeo con la nazionale. Spero, mi sono messo a disposizione del mister. Il mister sa che avrà il massimo 100% dal sottoscritto e tireremo, diciamo, le somme a marzo-aprile, quando poi del giudice diramerà le convocazioni, e fino a quel momento continuerò ad allenarmi e a mettermi, come ho detto, a disposizione sua e della federazione di football sala, che continuo a ringraziare per l'occasione che mi ha rinnovato. Era in una mia età personale dove la testa aveva molta voglia di fare tante cose, ma non aveva l'intenzione di prendere questo percorso seriamente. Spero che questa volta sia la volta. Sono buone, siamo venuti qua in Svizzera per provare una palestra che è molto simile a quella che troveremo in Peria, dove andremo a giocarci la Coppa Latina. Non vediamo l'ora, anche perché probabilmente, se tutto andrà bene in semifinale, in finale dovremo trovare i cugini d'Oltralpe, i francesi, con cui abbiamo giocato in Spagna. È stata una partita combattutissima e adesso li ritroviamo in Peria e non vediamo l'ora di giocarci contro. Poi avremo un altro impegno dopo Imperia molto importante a San Marino, anche lì faremo 2 giorni di torneo, avremo poi il Mundialito e andremo avanti fino a maggio, quando poi dovremo andare in Russia a giocarci l'Europeo. La preparazione continua, oggi abbiamo provato dei giocatori nuovi e siamo contentissimi perché l'allenamento è andato veramente bene, abbiamo provato qualche schema nuovo. Tutto procede per il meglio. La campagna di Russia è cominciata. You've been struck by a smooth criminal.